Noi ce la facciamo, i vaccini stanno arrivando, la macchina organizzativa funziona. C'è un paziente che mi chiama all'inizio della settimana, avevo detto fine settimana tocca a te, e purtroppo ho dovuto dire che non tocca più a lui. Sono due facce della stessa regione, quella ottimista del generale Figliuolo in visita in Puglia e l'altra, quella sconfortata dei medici di base rimasti senza dosi. Ma è il presidente Michele Emiliano a toccare il tasto dolente. Oggi molti medici di medicina generale lamentavano di non avere vaccini sufficienti. Mi scuso con loro, ma devono comprendere che è un rally di regolarità dove non si possono fare più dosi del necessario. Negli studi come questo, le sale di attesa e i frigoriferi sono vuoti. Questo è il frigo che vediamo. Qui dentro, dove vede, c'è un termometro di minima e massima, le fiale di adrenalina. Però non ci sono i vaccini. Quanti ce ne dovevano essere in realtà? 3-4 flaconi che normalmente... noi ci aspettiamo. In percentuale, quindi, quanti pazienti le mancano? Più della metà, perché ne ho vaccinati poco più di una cinquantina. Siamo sicuramente in grado di fare almeno un flacone di Pfizer giornalmente, in media. Lei considera 1000 medici circa nella ASL Bari, sono 6000 persone che potremmo vaccinare in media giornalmente. Le storie che raccontano i medici di base sono tutte uguali e le hanno condivise durante la manifestazione online organizzata per denunciare pubblicamente questa situazione. Faccio il caso, per esempio, di un mio paziente, 87enne, abitante al quarto piano di un edificio senza ascensore, che aspettava da febbraio di essere vaccinato a domicilio. Noi veniamo minacciati, ho chiamato un paio di volte la polizia, le forze dell'ordine, perché è diventato veramente un assalto a forte pace. Noi siamo barricati in studio. Ho preso il frigorifero, l'ho messo sul marciapiede. Ho il gesso, non so se riuscite a vedere, alla gamba. Non ho lasciato la mia attività. Martedì mattina alle 9 ricevo la telefonata al distretto in cui mi si diceva: non puoi vaccinare perché non ci sono vaccini. L'ASL di Bari ha tentato una soluzione riorganizzando le dosi, facendo slittare le vaccinazioni della fascia 60-69, ma, scrivono nella comunicazione ufficiale, le scorte coprono l'80% del fabbisogno della settimana. Quello che si è realizzato ieri per una goccia, ne vorremmo vedere il mare. Allora Agnese, torno da te.